Torniamo a Pisa, nuovo consiglio direttivo per l'associazione Amici del Gioco del Ponte. Stefano Gianfaldoni, Falbis, la guida associazione, che pronta a proseguire con l'avvicinarsi del gioco, con le sue attività. Già tante le iniziative in programma. Nuovo consiglio direttivo per l'associazione Amici del Gioco del Ponte. Stefano Gianfaldoni fa il bis alla guida dell'associazione, che è pronta a proseguire con l'avvicinarsi del giugno pisano con le sue attività e già tante iniziative in programma. Con l'assemblea che si è tenuta nei giorni scorsi è stato rinnovato il consiglio direttivo dell'associazione Amici del Gioco del Ponte per il prossimo triennio. Il consiglio direttivo è parzialmente rinnovato, ci sono due nuovi ingressi, uno è Mariano Bizzarri e l'altro è Eugenio Ricci, e nella riunione che si è tenuta con il consiglio direttivo che si è insediato sono state assegnate le cariche, quindi con onore ricevo il mandato come presidente dell'associazione anche per il prossimo triennio. Come vicepresidente è stato confermato Michele Barbieri, come segretario è stato incaricato Carlo Lazzaroni e come tesoriere Massimo Bianchi. Direi che il Consiglio avrà tanti obiettivi da raggiungere, anche grazie al supporto degli altri consiglieri, quindi Cesare Cai, Nicole Pegaia e Tommaso Prescimone, e vogliamo soprattutto puntare ad allargare la nostra base associativa. Siamo tutti Amici del Gioco del Ponte, tutti siamo impegnati per fare in modo di far sì che la festa di Pisa, la vera festa di Pisa, il Gioco del Ponte, sia davvero partecipata e condivisa da tutti. Quindi l'associazione è spalancata come non mai, è viva, e vogliamo partecipare e rilanciare insieme a tutti voi il Gioco del Ponte.